Signori, come sempre Romain Coupry, dopo 30 minuti in pista Castellarano, fresco come una rosa, un'occasione unica per i piloti italiani per migliorare, per diventare dei grandi campioni, per vedere questo ragazzo che veramente si sta dimostrando un grandissimo campione. Giriamo per il paddock di Castellarano e Peppolina, un pilota italiano. Caro Andrea Cesari, sì. Sei qua con Romana, non hai perso l'occasione. No. Ci teniamo a dire ai tuoi tifosi che questa mattina hai frequentato la scuola. Sì. Finito la scuola sei partito con il furgone, non avevi la possibilità di avere tutta la struttura, questo non ti ha fermato. Sei partito con il furgone, sei arrivato qua con la tua moto, ovviamente con l'aiuto di un parente, perché ricordiamo, esatto, i 18 anni per guidare ancora non ci sono. No. Per poter studiare su una pista che tu conosci molto bene, Romain Coupry, per poterlo vedere, esatto, anche confrontarsi nelle prove libere. Infatti. Vediamo in tutto il paddock di Castellarano, onore a te, sei l'unico, sei l'unico pilota italiano. Raccontaci come, quanto ritieni importante venire a confrontarti, realizzarti e vedere questi grandi campioni. Beh, io penso che sia forse uno degli allenamenti più importanti, anche perché avere questo grande riferimento è importantissimo. Poi vedere anche guardare solo dove mette le ruote aiuta tanto, anche solo guardarlo. E consideriamo che fino a ieri di Castellarano non sapeva, esatto, neanche che esistesse. Esatto, quindi si vedrà. Grande Andrea, ti aspettiamo in pista col tuo KTM Farioli. Speriamo che tu riesca a carpire le traiettorie di Romain e a prendere parte della sua bravura per poterti confrontare con lui su suolo italiano. Questo, beh, categorie diverse, questo è difficile, però sicuramente a livello europeo avvicinarti sempre di più e un domani portare tu, essere tu al suo posto, Andrea. Ok, tutto a posto, grazie. Andrea, grazie ancora a te, in bocca al lupo per le prove. Grazie.